Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri. Quest'oggi parliamo di Ultima Oasi, scritto da Alfonso Zarbo, pubblicato dalla casa editrice Gargoyle. Ci troviamo in un mondo molto particolare, di stampo medievale, ma di ispirazione orientale. Ci troviamo in un mondo in cui è il sole per una volta a fare paura, perché rischia di esplodere e il mondo è costretto sotto una coltre di caldo perenne. L'acqua inizia a scarseggiare e l'unico luogo rimasto ancora abitabile è proprio Ultima Oasi, dove si ambienta questo romanzo. Una ispirazione orientale anche a livello di organizzazione, infatti il sultano è il regnante di Ultima Oasi, con i suoi fedeli miliziani, che sono soldati duri che si occupano del lavoro sporco di tenere a bada la criminalità di Ultima Oasi, regna su questo piccolo ma grande regno. E purtroppo lui ha qualche problema di salute, quindi ha dovuto dividere il potere con l'Ordalia, che è guidata dal maestro della guerra che si chiama Oltremare, un personaggio folle e sanguinario, e Yasir, che è il profeta del sole, che si occupa in questo caso della sfera religiosa. Chiaramente, man mano che il potere del sultano, dovuto alle sue condizioni di salute, iniziano ad allentarsi, iniziano anche ad aumentare quelli che sono gli intrighi politici per il trono. Ebbene, i due protagonisti di questa storia sono Daki e Arkan. Daki è il diretto discendente del sultano ed è anche il successore al trono. Ha uno spirito puro, si ribella alle ingiustizie e comunque abituato a combattere, e per suo gaudio, estremo gaudio, entra a far parte dell'Ordalia, che vede un po' come un obiettivo irraggiungibile. In realtà l'Ordalia è la squadra d'assalto di Ultima Oasi. E l'altro protagonista è Arkan. Lui è un assassino, anche lui è discendente dal sultano, vive però nel deserto e ha il compito di proteggere Ultima Oasi e il principe Daki da tutto quello che sono le minacce esterne. Ha un carattere forte e deciso e soprattutto è abituato a combattere. Si troverà però in una condizione tale che dovrà andare a chiedere al sultano un aiuto per poter difendere appieno quelli che sono i confini. I due ragazzi si troveranno quindi ad affrontare intrighi politici e non solo, combattimenti all'arma bianca, complotti per distruggere l'ordine. Da un lato Daki avrà a che fare con misteri un po' più subdoli rispetto ad Arkan, che è un po' il braccio armato dei due. Una storia davvero molto particolare, scritta da punti di vista alternati in terza persona, quindi non direttamente dai protagonisti, ed è stato fatto davvero un ottimo lavoro di documentazione per immergere il lettore al meglio nelle atmosfere di Ultima Oasi. Ci troveremo davanti, leggendo questo libro, ad un mondo sull'orlo dell'apocalisse, dove l'acqua è ormai esaurita e soprattutto l'equilibrio dei poteri che la reggono sta per spezzarsi. Un romanzo davvero avvincente, avventuroso e a tratti estremamente divertente. Insomma, un romanzo che ci sentiamo di consigliare. Ultima Oasi di Alfonso Zarbo, pubblicato dalla casa editrice Gargoyle. E con questo è tutto per ora. Appuntamento alla prossima, sempre con i libri.